Un altro appuntamento, amici cari, dedicato alla Regione Veneto, alla provincia di Padova, ai Colli Euganei, terre, sapori e vini, ritorna in scena da questo territorio straordinario che già ci ha emozionato, ma che lo farà sicuramente ancora per tante altre volte. Con me c'è il professor Riccardo Ghidotti, che è uno storico, siamo a Monselice, è vero, nel comune di Monselice, e dietro abbiamo un castello meraviglioso. Professore, sta a lei raccontarlo a loro, perché, come dico sempre, dobbiamo invitare le persone sul territorio. Prego. Ah, andiamo a nozze, come si dice, perché questo castello ha una storia straordinaria e vi è una stratificazione storica straordinaria. Fondato nell'alto medioevo, poi si consolida sotto il periodo zeliniano, di Zelino da Romano e Federico II di Svevia, che crea tra l'altro la città, sua camera speciale imperiale, fa fortificare, rifortificare la città, compreso il torrione federiciano che troviamo sul colle. Questo castello poi, in periodo invece veneziano, viene acquistato dalla famiglia Marcello, come era in uso in queste famiglie patrizie della Repubblica Serenissima, e lo mantiene fino alla caduta della Repubblica, poi passa in altre mani, i Girardi, finché i Cini, al conte Cini, che diventa il grande mecenate, ne fa una raccolta anche di mobilio, di opere d'arte, oltre che la struttura stessa del castello la riordina attraverso l'aiuto di un illuminato architetto, Barbantini, e prima della sua morte la lascia a un ente pubblico e oggi è di proprietà della Regione del Veneto ed è aperto, musealizzato. Io ho qui una sua pubblicazione, professore, è uno storico chiaramente, Santuario Giubilare delle Sette Chiese, Sacro Monte di Monselice. Vogliamo spiegare dove ci troviamo e che cosa abbiamo raggiunto? Abbiamo raggiunto un sacro monte, a tutti gli effetti, un'istituzione religiosa ma voluta da un patriziato privato, i Duodo. Siamo nel 1605 e ottengono dal Papa, in piena controriforma, di costruire un santuario che ripercorra in certo qual modo la pratica religiosa che a Roma, durante i giubilei, si faceva, cioè la visita alle sette chiese di Roma. Qui, ovviamente, non avendo una distanza, viene riprodotta proprio con sei cappelle, perché l'ultima è cointitolata a San Pietro e San Paolo, mentre a Roma sono due basiliche diverse, come lei saprà. Beh, i Duodo ottengono una indulgenza particolare con una bolla pontificia da parte di Papa Paolo V, che ancora adesso è perpetua, vale, cioè quando si fa il giubileo a Roma vale anche per Monselice. Dal punto di vista religioso abbiamo spiegato il luogo, dal punto di vista architettonico cosa c'è di veramente pregiato da vedere? Ovviamente i Duodo era una famiglia patrizia che disponeva anche di una buona risorsa economica e assoldano lo Scamozzi, allievo di Palladio, per costruire questo santuario. Il Palladio costruisce sia le cappelle, le stazioni delle sette chiese, sia l'oratorio di San Giorgio per custodire i santi martiri. Poi viene addirittura commissionata la bottega dei Corberelli, che lavorano con le pietre dure, soprattutto una bottega fiorentina che lavora prevalentemente per i Medici a Firenze, e l'altare maggiore della cappella di San Giorgio è appunto decorata da questo prezioso paliotto. Poi, sempre dall'influenza veneziana, i Duodo chiamano il più in voga degli artisti del tempo, Jacopo Palma il Giovane, per dipingere tutte le tele che sono all'interno delle sette chiese. Perfetto. Allora, professore, io la ringrazio moltissimo. Ricordo il santuario giubilare proprio delle sette chiese, Sacro Monte di Monselice, e come diciamo sempre, vi invitiamo a rimanere ancora con noi. Terre, sapori e vini, è arrivato il momento di parlare proprio di vino, e dove farlo se non nel contesto di una vigna meravigliosa? Franco Zanovello, il presidente della Strada del Vino dei Colli Euganei.
Allora Franco, c'è un po' di arietta, avremo da lavorare un po' anche con le braccia, ma va benissimo così. Intanto c'è una tua buona bottiglia qui sul tavolo, siamo come ho detto in mezzo alle tue vigne. Prima però parliamo della strada, cosa fa, come lavora, come propone il territorio e il vino. Allora, la strada del vino di Colugane è nata come tutte nei primi anni 2000, erano un centinaio in Italia, questa è nata nel 2002 ed è una di quelle che meglio hanno prodotto negli anni, è considerata una delle prime 5 in Italia in termini di attività. Complimenti. È nata ovviamente con i produttori vitivinicoli, oggi ne contiamo una trentina e sono, vorrei dire, in assoluto fra i migliori rappresentanti dell'enologia euganea. Ma il grande arricchimento è stato la crescita dell'associazione con i ristoratori, con gli albergatori, con gli operatori di cultura. Perciò sinergia sul territorio. Quindi quel che ci voleva sul territorio, uno scambio di informazioni, di proposte, di idee, di lettura del paesaggio, della cultura e così via, di ampio spettro. Perché certo, gli Ugani sono piccoli, ma sono un tale addensato di cultura che... compresa quella enogastronomica naturalmente, che aveva proprio bisogno di questa compartecipazione. Certo. Io purtroppo devo interrompere perché i tempi televisivi sono maledetti, lo sapete, però sì. La cosa bella è che lasciamo ancora il piacere di ascoltare altre informazioni magari in una prossima circostanza. Facciamo un cin-cin con Franco Zanovello, presidente della strada del vino dei Colli Euganei e naturalmente produttore del territorio Terre, Sapori e Vini. Con salute. Voi. Salute. C'è Lucio Gomiero, torniamo a parlare di vini del territorio, Colli Euganei, una grande realtà, Vigna Alta, e siamo ad Arquà Petrarca come ubicazione geografica, diciamo, dove ha la sede la cantina, però spaziamo come vigneti, come produzione delle uve, Lucio caro, su tutto il territorio. Un po' in tutto il territorio di Colli Euganei, perché Vigna Alta come realtà non è un'azienda di famiglia, un'azienda che ho creato io, che è cresciuta nel tempo, pian pianino, quindi con l'acquisizione di vigneti sparsi un po' ovunque dove trovavamo le migliori condizioni per coltivare la vite. Anche voi fate parte della strada del vino, chiaramente. Sì, l'azienda fa parte della strada del vino, fa parte del consorzio. Io ho detto una realtà importante perché qualcuno mi ha detto guarda che sono grossi, sono veramente famosi, fanno vini, ma vi conoscono in realtà, però facciamo finta di non sapere mai nulla. Quanto vino produciamo qui? Perché sono tanti i vini prodotti e tanta la quantità anche. Sì, produciamo diverse tipologie, una quindicina di vini, la quantità non è enorme in termini assoluti, per la zona è una quantità rilevante, siamo a circa 20.000 casse, dunque 240.000 bottiglie di vino all'anno. Lucio, grazie della sua disponibilità e così grazie. Abbiamo ancora una volta approfondito il discorso sui vini dei Colli Euganei. I sapori ancora protagonisti e questa volta abbiamo raggiunto il comune di Cinto Euganeo. Sono con una bella signora che è Jenny Carmignato e siamo alla trattoria da Sgussa. Ho detto bene o sbagliato? Esatto. No, tutto bene? Ce l'abbiamo fatta. Jenny, intanto spieghiamo da Sgussa, che bella questa cosa, questo nome un po' particolare, ma avrà un significato? Vuol dire buccia in dialetto. Buccia. Ed è il nome dello chef, il soprannome dello chef. Perché? Da dove arriva? Dai, raccontiamo. Praticamente è stato il maestro alle elementari ad assegnare questo nome a mio padre perché lui aveva la brutta abitudine di mangiare la frutta e sputare la buccia. Sgussa? Sgussa, Sgussa. Ma da quell'abitudine non tanto ortodossa invece poi è venuto fuori un grande chef che prepara cose molto molto buone. Prima ancora di parlare del piatto che presenteremo in questa occasione, avete una cantina bella ricca di prodotti e di vini del territorio. Sì. Noi in primo piano mettiamo sempre i vini del nostro territorio perché siamo proprio amanti dei prodotti del nostro territorio. Certo. Quindi
a ruota mettiamo i calici alla mescita, lo mettiamo alla mescita, le diverse etichette di diverse cantine anche nella carta vini, appunto per dar modo a tutte le cantine dei Colli di farsi conoscere. Cosa c'è in quel piatto? Allora, stasera abbiamo fatto la pappardella al carmenere con la lepre. Allora, lavorazione, velocemente. Praticamente la pasta viene impastata con il carmenere dei Colli, intanto viene preparata la lepre, sgussa la prepara in umido, poi la spolpa, trattiene le migliori polpe giusto per il sugo e questo è il piatto. Pappardella, ma non solo, chiudiamo in bellezza anche altri piatti chiaramente. Beh, certo, una delle caratteristiche del nostro locale è proprio che tutta la pasta la facciamo noi. Bene, mi citi qualche piatto, un paio di piatti. Allora, i bigoli a ragù di sgussa, ecco, che è un ragù di manzo, però la carne è battuta al coltello, quindi è grossolano. Poi il tagliolino con la faraona. E poi siete famosi per cosa? Per la fiorentina e per la tagliata. Jenny, grazie, in bocca al lupo e un abbraccio a sgussa. Rimanete con noi. E così, amici cari, si conclude anche questo viaggio, questo percorso sui Colli Euganei con le loro eccellenze di terra, di sapori e chiaramente di grandi vini. Ma torneremo ancora su questo territorio perché avremo ancora molte cose da raccontare e da portare, come diciamo sempre, nelle vostre case. E chissà che il prossimo viaggio non possa iniziare proprio da qua, dalla casa del Petrarca.